Ciao Quiliprandi, ed oggi si parla di robottoni giapponesi, anche se abbiamo pescato uno di quelli meno ricordati in assoluto. Vedremo Briger e la sua Astro Aiger. Prodotti dalla Mark, una compagnia di giocattoli giapponese, nei primissimi anni 80. Prima di iniziare ad esplorare lo spazio con il nostro Briger, vi ricordiamo che qui su YouTube, sul nostro canale Liprandi, trovate i giocattoli di ogni epoca, mille curiosità, un sacco di giocattoloni divertentissimi. Allora mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu Liprandi, campanella per essere informati all'uscita di nuovi video e un bel like qui. Il florido mercato di robottoni giapponesi, vivissimo dalla metà del secolo scorso, ha visto titoloni importanti come Mazinga e Goldrake, ma anche tantissime imitazioni minori, spesso prive di una vera forza o di originalità. Tra queste troviamo Briger, inventato da Yu Yamamoto come il primo di una trilogia di robottoni spaziali che lui chiamava cicloni galattici. Briger infatti è poi stato seguito da altri due anime che sono stati Baxinger e Sasuriger. In Briger siamo ambientati nel 2111, colonizzato il sistema solare, ci sono un sacco di banditi spaziali pericolosissimi e dove la polizia non riesce ad inseguirli viene ingaggiato un team di mercenari che si fanno chiamare Iota 9, chiamati così, in realtà per il simbolino è una J, quindi direi J9. Loro viaggiano a bordo del loro Astro Aiger, ma dentro di esso c'è un'auto, un'automobile volante spaziale che si chiama Bray Thunder. Sfruttando l'energia sincron, il Bray Thunder riesce a convogliare materia da altri universi, questo bla bla scientifico l'ho sempre ritenuto difficilmente sopportabile, beh, convogliando materia riesce ad aumentare la sua massa e diventa lo shuttle Braistar, quindi un veicolo un pochino più grande, e se poi decidono di utilizzare ancora più energia sincrona e convogliare altra materia per diventare ancora più grandi, possono trasformarsi nel gigantesco robot Briger, alto più di 32 metri per il peso di 315 tonnellate. Briger è arrivato anche sulle nostre TV, trasmesso da emittenti minori, come è accaduto per molti vecchi anime di robottoni. Erano serie animate a basso costo, piccole emittenti potevano acquistarle. È stato un periodo particolare per la storia della TV italiana. I bambini andavano matti per trasmissioni di emittenti piccolissime. L'unica cosa che vale la pena ricordare erano forse le canzoncine d'inizio e fine episodio cantate da Franco Martin. I giocattoli che vedremo oggi erano prodotti dalla Mark. Non si parla quindi dei brand più grandi di questo genere, non sono né Takara, né Poppy, né Clover. La Mark, in realtà l'abbiamo già menzionata, se non sbaglio, in un vecchio video, produceva robottini e giocattolini a basso costo, talvolta su licenze che erano già utilizzate da qualcun altro. Molti giocattoli della Mark sono poi stati distribuiti in Occidente in una serie imitazione dei Transformers chiamata Select Convertors. Su entrambe le scatole riconosciamo il gusto delle confezioni dei giocattoli giapponesi dell'epoca, ma non solo. Estremamente confusionario. Ci sono disegnini, dettagli scritti in ogni angolino, non c'è un centimetro quadrato libero. Vediamo il simbolino della marca qui. E non c'è neanche un colore predominante, un po' un arlecchino. Sul retro le istruzioni, non aspettiamoci funzioni particolarmente complesse, anche la qualità di questi giocattoli non sarà il massimo. Ricordiamo che Mark faceva prodotti di fascia piuttosto bassa. Estraiamo Briger dalla sua scatola, ne avremo bisogno per combattere il malvagio Kamen Kamen, boss della malavita organizzata intergalattica, che, pensate un po', ha intenzione di utilizzare delle potentissime bombe atomiche per spaccare il pianeta Giove in tanti piccoli pianeti abitabili e generare così un nuovo sistema solare che sarà lui a comandare. Parliamo di ambizioni, eh? Allora, il giocattolino è contenuto in un sostegno di polistirolo, era una cosa abbastanza comune nei giocattoli di questo tipo all'epoca. Guardate, insomma, abbiamo questa cinturina, così possiamo liberare il robot. Eccolo qua, il nostro Briger. È bello pesantuccio perché tutto il panciotto e parte delle gambe sono realizzati in lega metallica. Questo però non è sempre sinonimo di qualità, tutte le parti in plastica sono veramente pessime, stampate male e in plastica di bassa qualità. Allora, estraiamo anche il resto e poi vedremo il giocattolino più nel dettaglio. Qui abbiamo un cannoncino, teniamolo fuori dal suo
lettino di polistirolo. Voilà. E lì c'è un bel missile. Il nostro robottone disegnato da Katsuo Komatsubara è alto in realtà poco più di 13 cm. Torace e gambe sono realizzati in buona parte in metallo con innesti in plastica. Plastica anche per la testolina, le braccia e i fregi del petto. Plastica di qualità piuttosto scarsa, in realtà è stampata non molto bene. Guardate anche come sono vuote le braccia, quindi era chiaramente un giocattolino da poco. Le braccia sono incastrate nel torace con questi perni ed è intenzionale il fatto che possano venire via così facilmente, è una delle tante caratteristiche descritte in giapponese sulla scatola. Abbiamo smalto di colori diversi per decorare le gambe ed il torace, la pittura in realtà non è malaccio, adesivi metallizzati per i fregi sul petto, la testolina in plastica cromata addirittura, anche se la cromatura non è delle migliori. Se le braccia sono veramente articolate, le gambe invece penzolano. Questo non è solo un difetto del nostro Breger, ma era comune anche a molti robottini della Poppy degli anni 70 e dei primi anni 80. La giunzione tra le gambe e il bacino non era una vera e propria articolazione, ma solo un perno, un incastro molto lento che rendeva il giocattolo ballerino senza darci la possibilità di muoverne le estremità. Insomma, un'idea piuttosto sciocca. Per combattere contro il malvagio Kamen Kamen nella sua organizzazione Nubia potremo utilizzare questa gigantesca spada in plastica cromata con un adesivo metallizzato con il simbolo della squadra. Carina a vedersi, chiaramente sarà piuttosto delicata anche questa perché la plastica cromata non può essere flessibile come sarebbe necessario in realtà per un oggetto appuntito come questo. Allora, Breger può impugnarla nella mano destra, più o meno, non è un'ottima impugnatura ma insomma ci potremmo arrangiare, è proprio brutto vedere il braccio vuoto in quel modo. Invece la sinistra non impugna nulla perché il pollice e le altre dita sono troppo vicine. Significa che se vogliamo sparare a Kamen Kamen con il cannone a molla, dobbiamo togliere la spada e prendere il cannoncino appunto in plastica blu e lo incastreremo qui. Allora, abbiamo anche un missile rosso, ma difficilmente riusciremo a sparare un colpo, adesso vi spiego perché. Molti di questi vecchi robottoni giapponesi avevano un problema con le parti in plastica, erano stampate piuttosto male, in plastica non di ottima qualità. Breger della marca, ovviamente essendo anche di una fascia di prezzo piuttosto bassa, risulta uno degli esempi peggiori. Il risultato è che questo cannoncino è già pensato abbastanza male, l'idea è che dovremmo infilare il missile e spingere indietro la molla, si riesce a scorgerla nel buchino, in modo da caricarla e poi ruotare leggermente il missile per fermarlo in quel punto. Purtroppo però il diametro del gambo del missile è perfetto per incastrarsi dentro la molla, quindi adesso non verrà via un bel niente, ne sono abbastanza sicuro. Il missile rimane infatti incastrato perfettamente nella molla, dobbiamo separarlo noi con le nostre manine. Insomma, pensato male, realizzato non meglio. Anche l'Astro Eiger riposa in un lettino di polistirolo, è una cosa piacevole che ci dà sempre un'impressione di qualità, anche quando il giocattolino ha tanta qualità, poi non ce l'ha. Possiamo tirarlo fuori dall'alloggiamento e abbiamo anche due cannoncini a molla e poi questo dettaglio cromato che dovremo incastrare sul giocattolo. E adesso l'Astro Eiger è libero, pronto per vagare nello spazio, ma in realtà si muoverà sul tavolo sfruttando queste rotelline in plastica rossa. Le troviamo qui sotto, la parte inferiore del veicolo è di plastica, sopra invece il corpo principale è in lega metallica con un po' di smalto blu. Tutti gli innesti in plastica hanno il solito problema di questi giocattolini, non sono un granché, non è una plastica di buona qualità ed è stampata così così. Gli adesivi metallizzati danno qualche dettaglio in più, danno colore, e a proposito di colore ho sempre notato come gli adesivi di questi robottini generici avessero accostamenti di colori discutibili. Allora osserviamo lo spazio da questa torretta cromata, immaginiamo che la nostra saracinesca blu possa aprirsi per permettere alla Bright Thunder, la nostra auto spaziale, di uscire e poi trasformarsi eventualmente in Breger. Abbiamo qualcosina che possiamo fare con questo giocattolino, i motori laterali si estendono, vedete, voilà, così adesso abbiamo un'apertura un pochino più ampia e su di essi abbiamo dei forellini per incastrarci i cannoni a molla che abbiamo estratto dalla confezione poco prima. Ecco qua, sono identici al cannoncino di cui è dotato anche Breger e per essi abbiamo due missili, anch'essi identici a quello che abbiamo già trovato insieme al robottone.
Si tratterebbe di cannoni e missili uguali a quelli del robot, ma con l'Astroeger siamo stati più fortunati, come dicevo, la precisione di stampa non è il massimo, e così i missili che abbiamo con il nostro Astroeger non si incastrano nella molla. Vuol dire che possiamo ruotare il missile per lasciarlo in posizione e quando spingeremo un pochino verso la nostra sinistra la sporgenza rossa, il missile verrà proiettato fuori dal cannone. Vediamo un po'. Stessa cosa dall'altra parte. Bene, abbiamo visto Braeger ed il suo Astroeiger prodotti dalla giapponese Mark nel 1981-82, insomma, hanno la mia età. Noi siamo contenti di averli in collezione perché così potremo giocarci mentre ascolteremo le canzoncine delle sigle iniziali e finali, che forse erano più divertenti del cartone animato stesso. Però non sono giocattoli bellissimi, c'è di peggio, ma c'è anche di molto meglio, e anche al giorno d'oggi viene prodotto di molto meglio. La nostalgia ci fa raccontare questa menzogna che le cose del passato fossero tutte migliori, ma non è assolutamente così. Non solo, il fatto di avere componenti in metallo nel giocattolo non lo rende migliore né più resistente. Come accadeva con tutti i robottoni di questa categoria, i bambini ci giocavano, dopo 5 minuti le parti in plastica finivano distrutte o smarrite e ci rimaneva in mano un tronco di metallo il cui smalto colorato veniva via al minimo urto. In ogni caso siamo contenti di aver dato voce al nostro piccolo Braeger, uno dei robot meno ricordati, e questo giocattolo in particolare non è tra i più apprezzati. Lo abbiamo pagato anche poco, comprato qualche anno fa, facilmente oggi costerebbe un po' di più, insomma ci è andata bene. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, sono sicuro che qualcuno dei più vecchi di voi ricorderà Braeger, qualcuno di voi lo avrà anche adorato. Mettete un bel like se vi va, se pensate che ne valga la pena, iscrivetevi al nostro canale, ci sono giocattoli per tutti i gusti. Ciao!